Ciao, io sono Rachele e sono l'esperta del reparto alimenti e bevande di Macrolibrarsi. Oggi parliamo di un dolcificante che sta piacendo tantissimo, sto parlando dell'eritritolo. Esattamente tale quale allo zucchero, al saccarosio, quindi il comune zucchero da bar a cui siamo abituati. Oggi voglio spiegarti il perché sta avendo così tanto successo, soprattutto nella pasticceria un pochino più fit, un pochino più healthy. Infatti si tratta di un dolcificante senza calorie, completamente acalorico, che fa parte dei polialcoli, detti anche polioli. A differenza di tutti gli altri dolcificanti che fanno parte di questa categoria, come ad esempio il maltilolo o lo xilitolo, ha un grandissimo vantaggio, che è quello di non essere assorbito a livello intestinale. Questo cosa vuol dire? Che quando giunge nel nostro intestino, l'eritritolo non viene metabolizzato, non viene immagazzinato, ma viene espulso tale quale dalle urine. Ecco quindi che cosa? Che non soltanto l'eritritolo non ha calorie, ma non avendo calorie, non altera neanche il picco glicemico, risulta così un dolcificante davvero indicato in tutte quelle persone che devono prestare attenzione all'introito di zuccheri giornalieri, come ad esempio le persone affette da diabete di tipo 2. Il fatto che l'eritritolo non permanga a livello intestinale è importantissimo, quindi la prima cosa che dobbiamo portarci a casa non è soltanto il fatto che l'eritritolo non ha calorie, ma non è assolutamente da sottovalutare il profilo metabolico davvero vantaggioso di questo dolcificante, perché non permanendo a livello intestinale non trattiene liquidi, cosa che invece può succedere con altri dolcificanti, specialmente se assunti in grandi quantità, quali lo xilitolo o il maltilolo. Quindi ci dimentichiamo i tipici effetti collaterali, come ad esempio la flautulenza, il meteorismo, il gonfiore, a volte i crampi addominali. Ed è questo il motivo per cui davvero io lo sto utilizzando da tanti anni nella mia cucina. Per quanto riguarda altre accortezze, voglio dirti questo: lo puoi utilizzare assolutamente in sostituzione del saccarosio, quindi dello zucchero, ma dovrai ricordarti di aggiungerne un pochino di più. Questo perché dolcifica il 65-70% rispetto allo saccarosio. È un prodotto anche tooth friendly, quindi i dentisti saranno contenti di sapere che è completamente acariogeno. L'unico difetto che potrei trovargli è quello di non essere particolarmente solubili in liquidi freddi. Quindi cosa succede? Che se ad esempio devo fare una crema pasticcera e quindi inserirlo in una preparazione calda, il problema non si pone. Ma se invece devo usarlo ad esempio per dolcificare pancake, torte, muffin, qualsiasi preparazione tu voglia fare, il mio consiglio è quello di ripassarlo a mini pimer oppure in frullatore e di ridurlo proprio in polvere. Io spero tanto che il video ti sia piaciuto, ti sia tornato utile e se hai anche delle proposte da fare di tematiche che vuoi che io tratti, sono assolutamente a disposizione.